Sono due punti persi per noi, come ci capita ormai spesso. Io guardo la mia squadra, naturalmente, non ce l'ho con la squadra avversaria, però credo per la mole di lavoro, di gioco, del gol annullato, clamorosamente annullato, e penso che oggi abbiamo fatto un'altra ottima prestazione. Quello che sto dicendo da qualche minuto è che evidentemente dobbiamo fare di più, perché noi queste prestazioni sono tutte le domeniche. Qualcuno ci caccia pure per difensivisti perché va a vedere lo score dei gol fatti e i gol subiti, ma noi abbiamo una statistica più professionale che dice che noi attacchiamo tanto e non realizziamo. Questo è diverso. Evidentemente dobbiamo prendere meglio la mira, essere più cinici, più cattivi e cercare di vincere le prossime partite, perché per la squadra è frustrante, ma io ho un bel gruppo che sta cercando di reagire, perché oggi sicuramente noi potevamo e dovevamo vincere, secondo me. Però è andata così, ci prendiamo questo e lavoriamo ancora. Evidentemente bisogna lavorare ancora di più. Non c'è altra strada perché piangersi addosso non serve a niente. Che succede quando giocate Quando giochiamo in casa noi attacchiamo, gli altri ci ripartono in contropiede. E quindi sì, e noi poi ci tacciano per difensivisti. In realtà in casa noi proviamo, perdiamo tanti palloni al limite dell'aria, dobbiamo essere più bravi, non rischiare per forza la giocata. Invece loro, le squadre avversarie, vedo che in questa categoria si difendono tutte. E ci partono in contropiede, avendo gli attaccanti bravi, ci fanno gol. Quindi questa superiorità che ho visto oggi da parte dei piedi dipende dalla debolezza e dalla mancanza di abilità dei difensori della Samp. Ma oggi non penso che è dipeso dalla Samp, è dipeso da che noi abbiamo preparato la partita in questa maniera. Noi facciamo un 3-5-2 che oggettivamente è molto offensivo perché abbiamo i quinti molto alti. In realtà noi ci trasformiamo spesso in un 3-3-4, se uno gli piace leggere i numeri. E prepariamo le partite in questa maniera. Sapevamo che loro giocavano con 4-3-3, poi hanno cambiato, dovevamo prenderli in ampiezza e mi sembra che noi ogni volta che cambiavamo fronte di gioco loro facevano fatica. Ma anche per la Samp non è semplice perché sta pian piano costruendosi. Oggi sono rientrati tanti calciatori, ha bisogno di tempo. Pensare di vincere un campionato di Serie D partendo in questa maniera secondo me è un po' troppo ambizioso. Scusa, mister, una mia curiosità, ma hai lavorato sul piano psicologico? Perché oggi vedere una squadra così, non dico determinata, ma attenta e volitiva, hai dovuto lavorare esclusivamente sul piano psicologico. Ce lo puoi confermare? Evidentemente non basta, devo lavorare sulla precisione degli attaccanti. Io penso che dobbiamo lavorare meglio e di più. Non, sì, il gruppo c'è, non tradisce mai la prestazione, però è frustrante, vi dico che è frustrante, perché noi sono 10 partite che ci succede questo. Noi potevamo avere 10-15 punti in più, senza problemi, lo dico. Poi domenica è chiaro che dobbiamo cercare di vincere, non sarà semplice. Noi continueremo ad avere questa mentalità di avere la nostra identità e portarla su tutti i campi. In questo momento non siamo, non dico fortunati perché a me non mi piace fortuna e sfortuna, non siamo precisi. Anche sul gol annullato dovevamo partire forse da un po' più dietro per non farcelo annullare. Certo, non puoi correggere tutto in una settimana. No, però ragazzi stanno seguendo, io veramente oggi gliel'ho detto, stanno seguendo, seguono, fanno, evidentemente bisogna fare di più. Sei sicuro che con questo tipo di gioco, cioè voler giocare la palla per forza, in Serie D paga? Io non so fare altro, quindi se mi devo difendere faccio fatica, la società può prendere un allenatore che si prova a difendere. Però poi alla fine prendiamo pochi gol se proprio la vogliamo mettere così, quindi a livello difensivo ne abbiamo presi 10 e 3 in una partita. Noi non facciamo gol perché non siamo precisi, bisogna essere più determinati lì davanti, ma non perché gli attaccanti non sono bravi. Poi manca Fabrizi, che è un attaccante da 4 di 3 partite che ci sta mancando, stiamo facendo un po'. Oggi ho alzato sull'intervista un pochettino il tono perché i ragazzi devono stare concentrati per domenica prossima. Noi dobbiamo Mister, non pensa che il pareggio possa essere un risultato giusto, anche se chiedervi a questa squadra più organizzata? No, perché noi giochiamo sempre così, quindi noi è l'ennesimo pareggio o anche sconfitta che non meritavamo di pareggiare e di perdere. In altre occasioni sarei venuto qui quando sono venuto con l'Avezzano, abbiamo perso, l'ho accettato volentieri, oggi no, oggi penso che per noi sono due punti persi, però non ce li dà nessuno, quindi testa bassa e lavorare. Ma io penso che la Sammettesa ha bisogno solo di lavorare, ha bisogno solo di tempo, lo so che in queste piazze poi il tempo non sia. Mister, scusa, bisognerebbe portare però a rete anche altri più, si dicono le punte, però a noi mancano i gol di centrocampisti. Oggi Di Mino migliore in campo,
se avesse anche questo ragazzo di prospettiva sì. Segnato, ma anche Puglielli, anche altri, anche lo stesso Verma, che magari è capace, ha nelle corde la possibilità di sganciarsi e di fare da torre anche in attacco, avremmo forse una classifica migliore. Sì, anche Pietrantonio oggi è andato al tiro da quinto. Noi attacchiamo con il quinto che cross e il quinto posto d'attacco, spesso ci arriviamo con le mezzali, gli attaccanti stanno lì dietro, se voi rivedete i frame dell'immagine, noi spesso siamo in 4-5 in aria, poi il cross è sbagliato, il cross non raggiunge la palla al compagno, che è inutile crossare e mettere in aria, bisogna crossare indirizzandola verso i compagni, gli attaccanti devono stare smarcati, i centrocampisti devono arrivare dietro, da dietro, però Verna, altri centrocampisti hanno sempre fatto tanti gol in eccellenza, in Serie D si alza un po' il livello e quindi bisogna metterci qualcosa di più. Vorrei fare un complimento. In tanti anni di calcio, in Serie B, Serie C, mai visto una superiorità così netta da parte dell'avversario? Solo un dubbio, solo mi assilla. Qual è il tuo dubbio? Il fatto che i giocatori della Samba arrivavano sempre secondi, perdevano tutti i duelli fisici. Rapidità 0 la Samba, 100 il Chiesa, sbaglio? No, io guardo in casa mia, dai, noi oggi abbiamo fatto una buona gara. Sammettese ha le sue problematiche, tanti infortunati, lo sapete, quindi non devo io difendere la Sammettese, guardiamo in casa, penso che oggi noi, grazie per i complimenti, però penso a Chiedi, sempre ci sarà tempo per pensarci, che secondo me, ti ripeto, con un po' di tranquillità anche se... Una domanda poi chiudo, secondo Re, io ho qualche dubbio, vincendo la Coppa Italia, si ha la possibilità di essere ripescati solo, diciamo, c'è la graduatoria, oppure è diretta la promozione, no? No, questo non lo so. Io sono più per il merito, se vince il campionato è giusto che vinci. Sì, sì. Però come in Latina ci andate, avendo vinto la Coppa Italia. Ma io questo non lo so, veramente non sono. Cioè, adesso sto pensando già al Notaresco, che è una partita complicatissima, però perché in casa noi fino adesso abbiamo sempre fatto un punto fuori in casa. E questo è stressante anche per i tifosi. Mi sei preoccupato per la classifica, perché a livello di prestazioni il Chiri è sempre stato, anche oggi forse il Chiri più bello della stagione, però non arrivano le vittorie, la classifica comincia ad essere preoccupante. Sì, che sono preoccupato, mi dispiace pure che sono sicuramente preoccupato, come lo sono i giocatori e penso anche la società, ma è giusto che sia così perché il calcio è fatto di classifiche e di numeri. Le prestazioni aiutano un po', però poi già martedì siamo lì a guardare, anzi noi ci andiamo già domani, quindi già staremo lì a guardare la classifica. In questo momento la classifica non va vista, non va guardata, altrimenti viene la depressione veramente. Ma a me non mi viene, quindi non è un problema. Mista, due parole sulle due tifoserie, spettacolo anche con la campo. Sì, questo è lo stadio che io ci ho visto tantissime partite. Poi avvenavo la Mezzano solo per prima volta era a porte chiuse, purtroppo in Serie D quando c'era Di Massimo che poi ha giocato con la Salmetta. Da lì fu visto Di Massimo, ho preso. Ok. Quindi e spesso vengo a vedere le partite. Ho già detto, Salmettese e Chieti sono in assoluto le società più forti, più importanti. Con la tifoseria del genere non penso che verrà mai nessuno così in massa come è venuto oggi a San Benedetto. Se eravamo primi ne venivano altri 500. Però non lo siamo, quindi ci accontentiamo. Lo dico per i colleghi della stampa, il Chieti, la squadra con cui la Samba, dall'inizio della storia, ha giocato più gara amichevole. 69 partite amichevole ha giocato con il Chieti. Dal 1926. Io non c'ero, dal 1926-27. Va bene. Posto così? Grazie. Bene. Okay. Grazie a tutti, buonasera.